Torna al successo esterno il Bitonto, che nell'ultima trasferta campana della stagione, dopo tre pareggi consecutivi, regola per 3-0 l'Agropoli, fanalino di coda, e si issa sempre più in alto nella classifica del girone H di Serie D dopo 21 turni. Ora il vantaggio sulla seconda piazza, occupata adesso dal Sorrento, è di 4 punti, mentre il Foggia, sconfitto a Gravina, scivola a meno 5. Gli uomini di Taurino si adeguano subito al clima del Guariglia e sfruttano a dovere le palle inattive. All'ottavo, angolo battuto dalla sinistra da Marsili, sul primo palo irrompe Lattanzio che di testa regala il vantaggio al Bitonto, siglando la rete numero 3 in campionato. Ci prova Marsili su schema da piazzato, palla oltre la traversa. Marsili è ispirato in versione assist man e al 27esimo pennella per la testa di Gianfreda l'inzuccata vincente che vale la prima rete in campionato per l'Under 2000 cresciuto nelle giovanili del Lecce. 0-2 Bitonto. Ultima emozione del primo tempo, Vacca prova a piazzarla dal limite, sfera che non inquadra lo specchio. Ripresa. Agropoli volenteroso e quasi mai pericoloso, eccezio fatta per una punizione di Acunzo che si spegne sul fondo. Bitonto sornione ed in controllo che al primo vero affondo passa. 77esimo, Zaccaria per Lattanzio, Lattanzio per Patierno, tutto in verticale, e per Bomber Chicco è il 17esimo sigillo in campionato, sempre più capocannoniere. Negli ultimi minuti il Bitonto potrebbe dilagare. Sanchez dice no alla girata in area di rigore di Patierno e ai tentativi di Zaccaria e Mercai, subentrato poco prima Lattanzio. Lo stesso attaccante albanese è pericoloso con un colpo di testa di poco impreciso. In pieno recupero cerca gloria anche Fufue, botta dalla distanza disinnescata dall'estremo difensore di casa. E 0-3 Bitonto al fischio finale. È festa finale per i neroverdi che allungano in classifica. Il sogno continua e domenica al Città degli Ulivi arriva la nocerina.